strategico, c'era un finanziamento finanziato dal GAL, il gruppo azione locale presso l'ex Enoteca. Abbiamo pensato che non era corretto investire tante risorse in quella struttura e abbiamo fatto questa modifica, quindi abbiamo spostato il finanziamento della progettazione dall'ex Enoteca al foyer del teatro. Dopodiché quindi abbiamo incominciato ad affrontare la questione dal punto di vista sia autorizzativo che progettuale. Chiaramente abbiamo fatto una modifica perché il finanziamento, appunto, come dicevo, era nell'Enoteca per portarla in un'altra struttura comunale, un finanziamento legato comunque al territorio, al turismo, alle eccellenze del nostro territorio, alle eccellenze del nostro territorio, e quindi siamo partiti in questa avventura. Il finanziamento grosso, gran parte è GAL, Gruppo Azione Locale, lo studio tecnico che ha seguito il finanziamento dello studio Salmoni di Ancona. Abbiamo avuto qualche ritardo perché le questioni tecniche da risolvere non erano semplicissime, poi siamo arrivati alla fine e io credo che oggi Matelica è una struttura nuova, una struttura bella, una struttura che coglie e mette insieme appunto il teatro, che è una risorsa della nostra città, e uno spazio che può essere vissuto per valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Partiti i lavori che sono stati assegnati con un bando pubblico, abbiamo riscontrato qualche piccola difficoltà perché la struttura nel suo insieme comunque ha la sua vetustà e in particolare gli impianti erano molto rovinati, in particolare l'impianto di riscaldamento, per cui abbiamo dovuto rifare anche l'impianto di riscaldamento modificando il vecchio. E gran parte dei lavori sono stati impiantistica, mobili, arredi, verniciature, pittature, insomma separazione di questo spazio dal teatro, abbiamo rimesso la biglietteria in un altro luogo, insomma abbiamo anche creato un piccolo spazio per piccoli spettacoli. Credo che questo sono un po' le questioni. Verdicchio di Matelica è stata la prima denominazione di origine controllata bianca della regione Marche, è stato il 14° vino a DOC d'Italia dopo il Brunello di Montalcino, oggi siamo oltre 450. Nel 1967, in questo momento 48 anni di DOC, pochissimi vini in Italia e nel mondo hanno un curriculum storico grande, importante come quello del Verdicchio di Matelica. Pochissimi vini possono parlare di millenni di coltivazione nel territorio d'origine, pochissimi vini sono monovitigno, ossia prodotti esclusivamente con un unico vitigno. Tutto questo per dire che il Verdicchio di Matelica è culturalmente importante, è un pezzo autoctono di Matelica che serve a Matelica. Il foyer di un teatro, di un teatro storico come il Pirmalini di Matelica, è un punto di incontro culturale, è un punto dove sapere e sapori si incontrano in maniera intellettuale, in maniera edonistica, per dare piacevolezza all'anima, per dare piacevolezza all'incontro. È per questo che il Verdicchio di Matelica viene ospitato nel ristrutturato foyer del Teatro Piermarini di Matelica, per essere una sorta di ambasciatore, per essere una sorta di front office di Matelica in un punto storico importantissimo, qual è quello del teatro comunale, del teatro cittadino. Non è un bar, non è una banale enoteca, quindi tantomeno una vineria, ma è un punto di incontro dove il Verdicchio diventa un soprammobile fruibile, dove può diventare un argomento culturalmente elevato di discussione, dove il Verdicchio rappresenta la nobiltà agroalimentare di tutta l'Alta Vallesina. Quindi con questa operazione abbiamo semplicemente voluto mettere le cose giuste nel posto giusto, con la giusta bellezza, con la capacità di comunicare e soprattutto rendendo fruibile il Verdicchio di Matelica e il Teatro Piermarini. Chi viene a vedere il Teatro Piermarini lo troverà aperto perché viene tenuto aperto dal Verdicchio di Matelica, chi vuole venire ad assaggiare il Verdicchio di Matelica troverà il Teatro Piermarini. È una sinergia, è un supporto, è un dare valore alle cose importanti del territorio. Tutto ciò non è per
per il verdicchio di Matelica, ma è per Matelica, così come il Brunello sta a Montalcino, così come il Barolo sta alle Langhe, così come il Soave sta a Soave, così come lo Champagne sta a Reims, così come il Bordeaux sta a Sant'Emilion o alla stessa città di Bordeaux, ovvero dare visibilità a ciò che è irriproducibile altrove e che crea importanza, immagine, brand al territorio. Ci piace chiamare il Teatro Biondarini la piazza d'inverno, il luogo dove la città e la comunità si incontra in maniera conviviale, con amicizia e per assistere a spettacoli e fare cultura. Questo luogo, vestito di nuovo, che è il foyer, sarà un momento particolare di grande sinergia con il teatro stesso, con questa piccola scala. È un luogo che accoglie il verdicchio, ma che anima la vita cittadina, attraverso anche dei momenti di incontro, dei piccoli spettacoli, di presentazione di libri e di grandi degustazioni. Momenti di grande convivialità che saranno collegati anche agli spettacoli che avverranno nella serata. La scelta è dovuta anche a un principio di fondo, quello della gestione del monumento teatro. Noi sappiamo benissimo che un teatro costa molto aprirlo, costa molto mantenerlo e costa molto anche nella stagione. E questa è la ragione per la quale a volte mi sono chiesta come poteva essere la migliore situazione per poterlo gestire e far sì che questo sia prima di tutto un monumento visitabile e visitabile da tutti e dai turisti, ma anche un monumento fruibile per i matelicesi, dei quali sappiamo benissimo essere legati a questo principale monumento della città. E quale migliore occasione poter aprire il foyer tutto il giorno, per tutta la settimana, comprese le festività. Quale migliore occasione per rendere questo luogo un luogo di appuntamento, un luogo di incontro e anche un punto di riferimento per i turisti che vogliono venire ad assaggiare quello che noi abbiamo e consideriamo un'eccellenza, cioè il verdicchio. Collegato agli spettacoli, a quant'altro si organizzerà in questo teatro e nel foyer, andiamo in linea con quello che è l'utilizzo dei teatri in tutta Europa. In tutta Europa ci sono i teatri dove la gente entra, ci sono dei ristoranti, ci sono degli shop e passa la giornata, esattamente come avveniva nell'Ottocento, quando è nato questo teatro, dove la gente si incontrava, testimoniato dai manifesti appesi nel foyer e testimoniato anche da moltissimi documenti e scritti dell'epoca. Quindi vi aspettiamo nel foyer vestito di nuovo, che ha avuto un progetto molto bello e innovativo, ed è questo anche un grande segnale per la nostra epoca, un'epoca che purtroppo vive anche di un'apnea emozionale, quasi di aver paura di aggiungere e non considerare l'aggiunta come una crescita e come innovazione. Ma basterebbe soffermarsi sul fatto che noi questo teatro l'abbiamo costruito sopra il terreno. L'associazione raggruppa 9 aziende per un totale di più del 95% della produzione del verdicchio di Matelica. Questa associazione nasce con lo scopo di far valorizzare il verdicchio. Perché questo? Perché comunque il nostro è un territorio molto vocato per la produzione di uve, particolarmente uve bianche chiaramente. Cosa ci dà? C'è un vino ricco, strutturato, corposo, che ha delle caratteristiche molto peculiari. Tutto questo nasce appunto, l'unione di questi produttori nasce al fatto di farlo conoscere questo vino in Italia e nel mondo. Come?
facendosi carico di un impegno di fare promozione, ma la promozione da sola riesce male. Bisogna essere in gruppo, bisogna essere tanti per poter fare una cosa importante e farsi conoscere. La percentuale dell'azienda, ripeto, prima siamo 9, ma tutte piccole. Una media di ettari forse intorno ai 15, o addirittura di meno. Quindi l'unione di queste piccole aziende può fare un gruppo più forte per poter affrontare i mercati e comunque l'azione promozionale. Abbiamo deciso grazie all'amministrazione, di entrare in questa location che è il foyer del teatro Piermalini, bellissimo teatro di Matica, che ci permette di unire due cose: un grande ed unico teatro delle Marche come il teatro Piermalini e una struttura che forse non c'entra, voi direte, contro con il fatto di un teatro, ma comunque c'entra in una condizione di far crescere, di valorizzare quello che c'è in questo territorio e quello che c'è in questa città, che è il Gradicchio. Quindi uniti insieme magari tutto quello che è l'arte, quindi anche gli spettacoli, insieme si può abbinare benissimo un bel bicchiere di Gradicchio e fare questa cosa insieme. La struttura è molto bella, abbiamo insieme agli architetti abbiamo deciso di non snaturare quello che può essere un foyer, ma di renderlo assolutamente bello e integrato in questa bella struttura. Noi pensiamo di averlo fatto, speriamo che chiunque che venga a visitare la cosa possa piacergli e comunque avrete modo di degustare e acquistare bottiglie in questo. E quello che mi auguro è che molte persone possano venire in questo locale, venirci a trovare, avrete modo di la possibilità di assaggiare 9 diverse cantine, quindi 9 diversi verdicchi e non solo. Faccio anche questa prefazione, abbiamo anche gli ottimi rossi, quindi all'interno sempre del territorio di Matica e delle aziende produttrici di verdicchi di Matica, quindi avete l'opportunità forse di assaggiare più di 40 etichette di Matica, la produzione di Matica, quindi venire a assaggiare, poter comprare e quindi godere di un momento in uno spazio molto, ripeto, carino, e visitare anche gli altri luoghi di questa via Umberto I che è diventato un polo di arte e non solo, e star qui in relax, godervi un bel bicchiere di vino e fare due chiacchiere di bocca.